È stata una cosa tutto perfetta, diciamo. Tatticamente eravamo messi bene, non abbiamo mai fatto giocare, non hanno fatto un tiro in porta. Abbiamo creato tanto anche sbagliando altre occasioni. E penso anche che vedendo le due partite meritavamo noi di passare, quindi credo che è meritato. Parli giustamente di tattica, quanto è fluido il cambio di modulo, il passaggio a difesa a tre? Ti sei trovato a tuo agio, più a tuo agio come trequartista? Stavo più largo, una cosa che posso fare, il mister mi mette dove vuole, io cerco di dare il massimo di me stesso. Poi le prestazioni vanno sempre valutate di squadra, quindi siamo passati come squadra. È una cosa che abbiamo voluto, cercato, una cosa quasi impossibile, ma alla fine è diventata possibile, quindi penso che bisogna fare i complimenti a tutti noi. E niente. Prima bisogna vedere come ci arriviamo, nel senso adesso bisogna di nuovo concentrarci sul campionato perché abbiamo un altro obiettivo importante. Poi, ripeto, il sognare non fa male e credere come abbiamo creduto in questa quarta di finale ci può portare magari lontano, ma mo vediamo come va il sorteggio e prepariamo poi le partite. Quando è un momento che ha Barcellona? Come? Ti aspettavi più forte questo Barcellona? Ma non è che ti aspettavo più forte, il Barcellona ha scritto la storia negli ultimi anni come vinceva spesso e volentieri, sta prima in campionato. Quindi penso che siamo stati bravi noi, cioè le abbiamo fatti giocare magari male noi e quindi io penso che possiamo prenderci i meriti. A chi diceva che era più importante Roma-Fiorentina, che era più importante pensare al derby, adesso cosa ti senti di dire? Ma no, noi prepariamo partita per partita perché contro la Fiorentina penso che abbiamo creato tanto e siamo mancati magari nel fare il gol perché ci è mancato. Poi oggi abbiamo creato tanto, abbiamo fatto 3 gol contro una squadra come il Barcellona che penso che non ha preso ancora 3 gol quest'anno, quindi è una cosa ancora da doppia soddisfazione. Grazie, per gli spagnoli eravate un bonbon, gli vuoi rispondere qualcosa? Che vuol dire? La Roma era un bonbon, un cioccolatino, una bellissima scelta. Vabbè, ma magari sottovalutano sempre prima, poi alla fine vedi, ci siamo passati.